ci racconta cosa è accaduto questa mattina. Certo, stamattina è accaduto che ieri, allora dobbiamo iniziare da ieri sera, ho ricevuto intorno alle 7:30-8 una raccomandata 1, che è quella che arriva velocemente, e che mi comunicava l'avvocato Mario Balsamo il licenziamento per inidoneità. Ora, fermo restando questo, a parte che io giustamente così bruscamente, perché la lettera riporta che addirittura non mi pagherà nemmeno il preavviso, ma non è questo, è la forma cruda, perché oggi che si fa un gran parlare di scivoli, 7 anni, 5 anni, 2 anni, quantomeno pensavo in una sorta in una forma di zelo, così, visto che lui si atteggia a essere uomo di chiesa, uomo di pace, ride sempre, cioè insomma pensavo che quantomeno ci saremmo seduti a un tavolo magari per capire un pochettino questa situazione, come risolverla o alleggerirla, renderla un attimino più umana. Zero totale, di ghiaccio, cioè non, tra le altre cose io avevo inviato anche 2 mail, perché io le patologie ce le ho e ho anche soprattutto dei problemi, che queste patologie mi portano ad aver bisogno di determinate accortezze, a parte che io soffro di cardiopatia, ho la neuropatia, ho il diabete, ho 2 bypass, di cui uno importantissimo è quello dell'arteria femorale, e quindi chiaramente lei si aspettava di essere tutelato in questa sua difficoltà, trattato in maniera diversa. Io non ne faccio una questione personale, perché in effetti riconosco che ho delle limitazioni a causa delle mie patologie, però quantomeno sediamoci, discutiamo. Tra le altre cose avevo inviato io 2 mail che lui proprio le ha ignorate, una chiedendogli di continuare a fare lo smart working che io ho fatto per 3 anni di fila, oppure in alternativa provare di essere messo al centralino. Non gli ho chiesto di andare a fare il direttore o chissà che cosa, di trovare una soluzione, oppure mi aiuti ad andare in pensione, mi aiuti, io ho 59 anni. Dove chiaramente le dice, a questa età è difficile trovare un altro lavoro. Sì, si fa un gran parlare di questi tempi, di accompagnare la gente con gli scivoli, insomma un qualche cosa, no così grezzo. Quindi, e poi niente, io stamattina ero sceso perché tra le altre cose, oltre al danno, c'è la beffa. Questo signore ha scritto e ha un pochettino stravolto i fatti, perché io il giorno 20 ho ricevuto, anzi il giorno 21 se non sbaglio, una lettera dove lui diceva che a seguito delle mie problematiche di salute mi metteva in permesso. Nella lettera di licenziamento invece scrive che me le considera ferie. Ora quello che io mi chiedo e vorrei chiedergli, scusa, ma eventualmente le ferie io quando le avrei maturate, se abbiamo iniziato un mese fa? E poi dico anche, ma tu li hai letti i miei documenti quando li ho presentati nel momento della firma, dove erano tutti i certificati di INPS, dove attestano che io ho delle patologie, perché non ci pensavi prima? Cioè insomma è questo. Ora, tra le altre cose, fino a una, cioè tutto nasce, bisogna dirlo, da una riunione sindacale dove io, statuto in mano, gli ho fatto presente che nello statuto c'è scritto che lui è in carica fin quando chi l'ha nominato è in carica. Quindi in ogni caso lui, secondo me, la mia ignoranza, dovrebbe essere in una posizione di vacatio, cioè potrebbe fare solo degli atti amministrativi fino a quando il nuovo sindaco non gli rinnova la posizione. Io vado per logica, non è che io ne capisca, però penso che sia così. Tra le altre cose, nello statuto c'è scritto che chi per fare l'amministratore deve avere dei requisiti particolari, soprattutto vantare un'esperienza pluriennale in campo di gestione di società speciali o partecipate. E queste cose lui le omette. Abbiamo chiesto il piano industriale, abbiamo chiesto l'organigramma e ci risponde che lui ce l'ha ma non lo esce, non lo può uscire. Ma che vuol dire non lo può uscire, un atto pubblico? Tra le altre cose hai creato tu una società che praticamente siamo tutti quarti livelli, quindi non si capisce chi, come e in che modo dovrebbe gestire o dare delle indicazioni a tutti gli operai. Ma secondo lei perché questo licenziamento? Lei sta raccontando anche questi altri aspetti. Allora, io sono un rappresentante della Filcam CGL,
che stamattina è intervenuta tempestivamente tra le altre cose. E quindi contestandogli un po' ste cose, soprattutto il fatto che lui dà le disposizioni a voce. A voce, tu fai il coordinatore, tu fai il responsabile, quell'altro fa l'operaio, ma non mette niente per iscritto. Tra le altre cose ancora, perché dici sto dicendo queste cose? Perché Pubblici Servizi iniziò così il declino, con questa gestione superficiale. Per esempio, siamo stati assunti, siamo almeno una ventina che siamo appartenenti alla legge 68, le categorie protette, perché siamo invalidi. Lui non è che le ha tenute in considerazione, già omesso dal momento in cui ci ha fatto firmare quella sorta di porcata che ci hanno proposto, puntandoci la pistola in testa, perché siamo stati presi con la pistola in testa. E quindi ci hanno fatto una truffa. Cosa succede? Succede che lui, da questa riunione dove io ho precisato questi punti, tant'è che lui un passaggio l'ha fatto mettere anche a verbale, ci è rimasto male, quindi è un'azione diretta che, voglio dire, non contesto di per sé l'atto, anche se dove mettermi ce l'aveva, perché io stesso gli ho scritto, ripeto, mettimi al centralino, proviamo, fammi continuare lo smart working, no. Quindi io mi sono ritrovato in mezzo alla strada, praticamente. Lei non sa che cosa le aspetta, ma chiaramente deve anche pensare a chi si aspetta qualcosa, alla sua famiglia. Sì, io ho sei figli, anzi ne ho sette, perché uno lo porta la mia compagna, sono diventati sette perché lo cresco da circa 16 anni. E certo è un problema, anche se sono grandi, ma non sono economicamente blindati, cioè non hanno lavori così occasionali e saltuari. E quindi è normale che poi a giro saranno sempre da me, perché qualcosa bisogna farla, nonostante le possibilità economiche sono ristrette, e bisogna comunque aiutarli i figli. Tra le altre cose, col serio dubbio, che è l'unica certezza, che questo signore potrebbe anche non poterle fare queste cose. Quindi, istintivamente, per rabbia, è stato un atto di rabbia e soprattutto di sconforto. Di disperazione, perché adesso non sa esattamente quello che le aspetta. Assolutamente, anche perché come si deve fare? Già qua parliamo di stipendi di 6 euro all'ora, per come ci hanno ridotti. Cosa chiede? Con lei che cosa vorrebbe in questo momento? Io vorrei che lui smettesse di perseguitare le persone. Io mi auguro che lui adesso si senti soddisfatto, che abbia fatto il suo gesto diventando il paladino perché ha fatto il licenziamento, che lui sia completamente soddisfatto. L'importante è che lascia perdere tutti gli altri, perché ha intenzione di fare una macelleria sociale. Questa persona non va bene per qui. Ma per lei stesso? Non lo so. Non so ipotizzare il mio futuro, questo non lo so. Io speravo veramente in un accompagnamento alla pensione, quantomeno questo, invece non è stato possibile.